Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati a correre con la Maullo Racing, signori miei, nel campionato di Formula 1 2020, terzo appuntamento della stagione in Vietnam. Allora ragazzi, io non ho mai corso in Vietnam, non so niente che circuito sia, diciamo che io ho una certa esperienza perché da piccolo giocavo con Formula 1 97-98, ci ho giocato, ma il Vietnam è spuntato adesso, dico, e non ne ho la più pallida idea di che gran premio sia, quindi siamo già pronti per andare a fare la gara, non abbiamo nessun punto da poter sviluppare, quindi partiamo subito con il weekend di gara. Ovviamente ragazzuoli, ora la prima cosa che ci sarà da fare saranno le prove libere che io farò off camera. Scusate, mi sono affogato un attimo. Prove libere che io farò off camera. Prenderò un attimo confidenza con il circuito e noi poi ci rivedremo qui sul video per fare assieme le qualifiche e il Gran Premio, sperando che possa andare meglio rispetto agli ultimi due Gran Premi in cui siamo andati a sbattere in tutte e due a muro, ci siamo dovuti ritirare in maniera brutta. Detto questo, signori miei, mi faccio le prove libere, sempre se carica il gioco, ci vuole un po' di carbone forse, è un po' lento. E se riusciamo, oh, eccoci qua, perfetto, guardate là il nostro samurai, ecco, il soprannome del nostro compagno giapponese sarà samurai, così, generico, senza troppi dettagli, sarà samurai. Allora, le prove libere me le vado a fare, signori miei, poi noi ci vediamo per le qualifiche e per la gara, signori. Ok signori, siamo arrivati alle qualifiche, non perdiamo tempo e scendiamo subito in pista per andarci a fare queste qualifiche del campionato del Vietnam. Allora, le prove libere non sono andate male, a parte il primo giro che è stato terribile, però è un gran premio particolare, raga, è stretto, è veloce e bisogna stare attenti a frenare nei momenti giusti, perché se sbagli il punto di frenata vedi proprio il muro che ti si schiaccia proprio, ti si incappa proprio di fronte, proprio. Non hai possibilità di recuperare, di scappare, di svincolarti, non hai nessun tipo di possibilità, c'è il muro davanti a te, cioè, quindi se sbagli è finita. Detto questo, signori miei, ripeto, le libere non sono andate male, i 2-3 giri che ho fatto di prova è complicato perché comunque devi tenere sotto d'occhio i paletti che devi riuscire a fare nel modo giusto. Queste sono le qualifiche, va bene, non perdiamo tempo, andiamo in pista e non siamo ragazzi, concentrati, le qualifiche dobbiamo farle bene, raga, e poi ancora di più la gara, perché abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno di punti, abbiamo bisogno di qualsiasi cosa. L'ultima volta nel Gran Premio di Bahrain stava andando bene, poi abbiamo perso perché per un errore mio. Se evitiamo di fare queste cacate subito all'inizio, dico, questa curva l'avevo fatta bene prima in libere, ora giustamente preso all'emozione sto facendo le, ecco, perfetto, apposta, abbiamo già perso la lettona anteriore, ci si è danneggiato la lettona anteriore, raga, stiamo 22esimi, meno male che ho detto dobbiamo farle bene le qualifiche, perché è importante partire col piede giusto. Vedete qui c'è, vedete com'è questo Gran Premio, mannaggia di una miseria, e dai, e basta sbattere contro il muretto, qui i danni li pago io, non è che li paga qualcun altro, porca miseria. Siamo 22esimi, siamo sempre ultimi, che cosa bellissima, non riusciremo a fare nemmeno un punto in questa partita, sì, in questa gara, però va bene, dai, stiamo concentrati, abbiamo acceso il DRS, siamo 22esimi, mamma mia, quello se n'è andato praticamente, raga. Ci ha dato una pista di differenza. Chi è? Vin Diesel prende alla guida di quella macchina. Porca miseria, esagerato, raga. 22esimo così, senza poter dire né ABC. E vabbè, dai. Ci rifaremo in gara. Ormai la macchina non mi gira più tanto bene perché abbiamo perso l'alettone, però. Abbiamo perso un pezzo di alettone. Queste curve sono terribili, raga. Ecco, che cosa ho detto? Queste curve sono terribili, se perdiamo l'alettone queste curve non si possono fare in piena velocità. Abbiamo scoperto quest'altro piccolo particolare, dai, quantomeno portiamo a casa la macchina sana e salva, porca di una miseria. Speravo meglio delle qualifiche, raga, ero più carico, invece siamo proprio carichi di cose brutte, ecco, di cosa siamo carichi. 22esimi, buono, dai, raga. Ci vuole anche maestria nel partire ultimi, non vediamola come una cosa brutta, ci vuole maestria anche nel partire ultimi. Vediamo un attimino che ha fatto il nostro 16esimo, il nostro samurai, grande samurai, ci ha dato 4 secondi. Porca miseria, se ci dà 4 secondi lui, c'è da avere paura. Buono samurai, dai. Vediamo se lui riesce a fare qualcosa di meglio rispetto a noi. Qui, vabbè, le solite cose avanzano, noi siamo ancora a livello 1, va bene. Siamo proprio messi male, raga, però ce la possiamo fare. Andiamo in pista.
Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludermi. Conto anch'io su di me, speriamo veramente di non deludere nessuno. Raga, l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a completare quantomeno la gara. L'obiettivo sarebbe quantomeno riuscire a completare la gara. Sarebbe tanta cosa se riuscissimo a fare questo risultato. Perché ricordo che nelle due gare precedenti abbiamo fatto due ritiri. Oh, siamo calmi, siamo proprio nella posizione peggiore in cui potremmo. Ecco. Ma porca, abbiamo già perso la lettura anteriore, raga. Dovrai ascoltare le Collisione, ma istruzioni. vattene a quel paese, replay istantaneo. No, raga, dai, non si può partire così, dai, non mi posso frenare davanti. No, voglio fa. No, io non ho i flashback. Non ho i flashback. Li ho levati. Sono un pirlotto, signori miei. Sono un pirlotto, va bene. Allora, l'obiettivo era quello di. Perfetto, mi stanno dando tutti gli avvertimenti possibili e immaginabili. Noi già abbiamo perso l'alettone, signori miei. Quindi non c'è nessunissima speranza che noi possiamo riuscire ad arrivare qualche posizione oltre la 22esima, quindi mettiamoci il cuore in pace, facciamoci una bella gara tranquilla, cerchiamo, guarda come se ne sono andati, ma com'è che se ne sono andati così? Mamma mia, cioè la nostra macchina fa proprio schifo. Comunque, ferma, ferma che ci stiamo riuscendo a recuperare, dai, 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 se non facciamo cretinate nei punti veloci, riusciamo a tenere con calma la macchina in Abbiamo la traiettoria, strategia secondo me. operativa a disposizione sul DMF. Ma che vuoi Alex? Ma che stai? C'abbiamo una macchina senza l'alettone. Quelli che sono più veloci di noi e tu mi parli di alternative, di strategie alternative. Qua c'è da chiedere la pietà degli avversari praticamente. Dai, ce la possiamo fare, stiamo calmi, stiamo calmi. Dobbiamo semplicemente concludere la gara, raga. Se riuscissimo a concludere la gara, secondo me già sarebbe. Ecco, giusto, giusto. Scusatemi, volete mettere? Abbiamo perso anche l'altro lato dell'alettone, così non c'è nessun tipo di problema. Metti che non, disparità non ne facciamo noi, raga. Disparità non ne facciamo. Allora, la traiettoria ce l'ho io, quindi te ti devi levare dalle scatole. Chi? Dovrei rientrare in box a questo giro. Ma no, no, dove stai andando tu? Allora, questi che mi superano così, stiamo scherzando, raga. Cioè, in queste curve così strette, Raikkonen mi supera così. Va bene, vi lascio passare, va bene. State calmi, vi faccio passare, non vi preoccupate. No, 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 no. Non riesco a tenere la macchina, raga. È diventato un autoscontro. Questa gara è diventata un autoscontro. Però va bene. Però va bene, lui mi supera all'esterno. Chi è? Latifi. Ok, siamo tornati ad essere 22esimo. Per un attimo, raga, eravamo riusciti ad assaporare qualche posizione un poco migliore. Ma niente, siamo 22esimo. Però siamo attaccati al gruppo. Siamo attaccati al gruppo. Siamo attaccati al gruppo. Eravamo attaccati al gruppo, raga. Eravamo attaccati al gruppo perché ci stanno lasciando. Calma, 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 calma. Riusciamo quantomeno a tenere sul Latifi? Dai, 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 dai. Tieni quantomeno sul Latifi. Brutto pilotaccio che non sono altro. No, se n'è andato anche Latifi. E niente da fare. Niente. L'obiettivo, signori miei, è quello di portare semplicemente la macchina a casa sana e salva. Anche se l'abbiamo distrutta. Abbiamo distrutto l'alettone, però. E va bene, dobbiamo riuscire semplicemente a portare la macchina a casa. Vorrei quantomeno una gara completarla, raga. Finora è la terza gara che famo su sto campionato e non siamo riusciti a completare nemmeno una gara. Quantomeno, dai, dai, dai. Questa terza la vorrei comunque un gran premio assurdo, signori miei. Gran premio difficilissimo, vedete, è stretto, e curve a gomito, curve veloci. Complicato, complicato, complicato. La prima volta che io ci corro, sinceramente, quindi mi sono trovato un poco a disagio. A dovermi adattare con la Maullo Racing a questo gran premio. No, ho frenato troppo tardi. Freno, ok, va bene. Gira, 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 ok. Mamma mia, che cosa inguardabile, che gara inguardabile, raga. Chi è arrivato a questo punto del video, secondo me già si sta sparando praticamente, però con calma. Frena, frena, frena. Dove ce li hai i freni? Dai, porca di una miseria. Questa macchina va migliorata tantissimo. Questa macchina va migliorata tantissimo. Se riuscissi a portarmi a casa un paio di punticini anche per lavorare sui miglioramenti alla macchina non sarebbe male. Dai così. Dai che ce la famo. Dai dai dai, con calma, con calma. Dai così. Curva di qua, curva di là. Dai, dai. La prossima dovrebbe essere la curva del rettilineo, se non sbaglio. Infatti, siamo sul rettilineo, abbiamo completato il secondo giro, iniziamo il terzo, signori miei. Penso che contro. Ah, il DRS, abbiamo il DRS, signori miei, quindi possiamo fare grandi cose in questo momento col DRS. Grazie per averci informato della nuova situazione. Va bene, signori miei, penso che ci sia poco da vedere in questo Gran Premio, quindi mi sa che ci sarà un mega taglione adesso. E ci vedremo al Gran Premio finito, penso di sì, perché non mi voglio annoiare ancora più di tanto.
con questa gara, però raga, la devo portare a termine, non posso ripetermi, la devo portare a termine, devo prendere dei punti e dei soldi, perché dobbiamo migliorare tutto, tutto, tutto dobbiamo migliorare, signori, tutto, qualsiasi cosa, pure le casacche di quelli che puliscono i bagni dobbiamo migliorare. Va bene, ci vediamo a fine gara, raga, a meno che non faccio qualche cagata prima, qualche cretinata prima e ci inchiappiamo a muro praticamente. Ok signori, è iniziato l'ultimo giro di questo Gran Premio. Mi sono sentito molto solo, signori miei, a girare da solo qui sul circuito. Questa curva l'abbiamo completamente sbagliata, però va bene. Non fa niente, mi sono fatto prendere l'emozione, sapete, stiamo per completare la nostra prima gara. No, 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 perché vanno? Mamma mia, che ho visto, come ho visto avvicinarsi quel muretto, voi non lo potete capire. Allora, piccolo aggiornamento della situazione. Latifi, che è in posizione 21esima, ci ha dato 31 secondi, signori miei. Quindi diciamo che era abbastanza impossibile riuscire a recuperare la posizione, anche perché, ripeto, senza lettoni non si possono fare queste curve veloci. E dobbiamo stare attenti a non farci doppiare. Dico io, l'umiliazione di essere doppiato, quella la vorrei anche evitare. Quindi vediamo. Ah, Hamilton ha vinto, ok. Perfetto, noi stiamo ancora qui a raccogliere le fragole circuito circuito e a raccogliere blister, i pezzi di gomma, a salutare il pubblico. Stiamo facendo il giro d'onore noi, raga, in realtà noi stiamo facendo il giro d'onore per salutare il pubblico che è venuto qui a salutarci, a guardare la nostra magica prestazione. E quindi stiamo facendo quello, stiamo facendo per il pubblico, signori, non lo stiamo facendo noi per la gloria, per obiettivi e cose varie, lo stiamo facendo per il pubblico. Dico, queste macchine che corrono così veloci, che uno se le vede sfrecciare non capisce chi è passato, se è passata una Ferrari, una Mercedes, una McLaren. Invece noi stiamo facendo piano piano la nostra bella passeggiata, tutti ci stanno guardando, tutti ci sorridono, tutti ridono di noi, però va bene, lo facciamo per il pubblico, per lo spettacolo, signori miei, per lo spettacolo. Rido per non piangersi, mamma mia che gara, pensavo meglio, speravo meglio, quantomeno arrivare magari fra i primi 20, non dico appunti perché appunti era impossibile, non dico manco fra i primi 10, fra i primi 15, perché dico i primi 10 è come se arrivassi a punti, dico quantomeno arrivare fra i primi 20, ma non ci siamo minimamente riusciti. Ultima curva per noi, signori miei, concludiamo questo Gran Premio del Vietnam, che rivedremo solamente l'anno prossimo, per fortuna non lo rivedremo più durante l'anno. Max ci dà dei consigli, ci consiglia di riportare la macchina ai box, dico, siamo riusciti. Antonio Giovinazzi, pilota del giorno, perché pilota del giorno Antonio Giovinazzi? Non ci ha fatto a noi pilota del giorno, dico, partire 22esimi e arrivare 22esimi non è da tutti, dico, ma va bene, giustamente, però la Formula 1 non capisce il nostro talento, la Formula 1 non capisce il nostro talento, signori. Ecco la classifica dei piloti finale, signori miei. Primo Hamilton, Bottas, Leclerc, poi Verstappen, Vettel, Verstappen, Albon, Ricciardo. Dove è arrivato il nostro Samurai? 15esimo. Oh, è partito 15esimo, è arrivato 15esimo. Meglio così. Noi abbiamo preso una penalità di 2 secondi, giusto tanto per aggiungere a quel risultato schifoso che abbiamo fatto. Però siamo arrivati. Però siamo arrivati. Abbiamo portato le 4 ruote oltre la bandiera a scacchi. Questo già è tanta roba. Le interviste, famo ste interviste, così la signorina è contenta e stiamo tutti contenti. Quando ti ha battuto oggi, c'è un problema di assetto, credo abbia sfruttato l'assetto Renato migliore di me, non ha guidato per me, ovviamente con l'auto così affidabile. Renato se ne accorgerà, ok. Oggi più a fronte sembrano scontri, ha ragione, sembrava un circo, con tutti quei pagliacci, erano solo botte amichevoli. Ma dai, ci stanno, gli scontri in pista ci stanno. Ok, abbiamo finito, 2 sole domande, ma come? Io voglio filtrare con questa, voglio conoscere questa e mi fa solo 2 domande così sul mio compagno di squadra. Che me frega a me il mio compagno di squadra? Ok, di esperienza non se ne parla proprio, siamo sempre a 1%, 5 al 5 invece il nostro Samurai e livello 3, quasi livello 4, la Maul Racing. Buono così. Prendiamo 70.000, buono, danni spese, totale, va bene, dai, qualcosina l'abbiamo portato a casa questa volta. 1.072, dai. Dai, va bene, qualcosina l'abbiamo portata a casa. Va bene ragazzoli, detto questo io vi ringrazio di aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per non so che altro lascerete a questo video. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!